About your sports hero. You saw him live, quindi lo avete visto live. Che vuol dire? Stavano perdendo. But he helped the team win. Quindi a scuola di rugby, ma anche di inglese, nella clubhouse della società. La conversazione in lingua per educare oltre che in campo, anche nella vita. E questo è il progetto dell'Aquila Rugby per le giovani leve dello sport. Quindi non soltanto gli atleti vengono formati ovviamente da un punto di vista sportivo, atletico, tecnico, ma noi miriamo molto alla formazione anche, come dire, educativa. Un'iniziativa di questo tipo che è volta a potenziare quelle che sono le capacità dei ragazzi che ovviamente studiano inglese a scuola. Qui però fanno qualcosa di diverso, in realtà non studiano grammatica o fanno letteratura come a scuola, fanno la classica, si esercitano in conversazioni. Il progetto, che durerà fino al 15 gennaio, è stato accolto con entusiasmo dai ragazzi, che rimangono vicini al campo nonostante la sospensione delle attività disposta dalla Federazione Italiana Rugby fino al 30 gennaio 2022. Questo corso è molto, molto favorevole per lo sport che pratichiamo, e impariamo una lingua diversa dall'italiano e ci può aiutare se in caso vorremmo andare a giocare all'estero, ad esempio in Inghilterra. Questo metodo di insegnamento extrascolastico è molto utile e anche divertente. Ci sono ragazzi dell'under 15 e la maggior parte dell'under 17. E, sono molto bravi, si impegnano, certo c'è spazio per il gioco, per lo scherzo, il clima è molto rilassato insomma, però vedo che tutti sono molto volenterosi e mi aiutano, io aiuto loro e loro aiutano me. Io vivo all'estero e quindi so cosa vuol dire ritrovarsi, ecco, magari in difficoltà, no? Perché si studia l'inglese oggi a scuola, sempre, tutti i giorni, ma magari non si è in grado poi di comunicare, no? Palpabile è la soddisfazione dei genitori sul progetto. Per noi genitori è qualcosa di molto importante, perché comunque è molto importante per la loro formazione personale, perché oggigiorno dovunque che si va l'inglese è molto importante, anche quando diciamo, andranno a fare questi tornei, si spera al più presto, potranno tranquillamente poter parlare con altri giocatori di livello internazionale.